Buongiorno gente. Allora, lunedì 5 febbraio. Sto in pausa qui alla Bioppa. Iniziamo questa nuova settimana. Stamattina sono partito presto, ma non è contato niente. Sono arrivato qui a Bologna, a Borgo Panigale, proprio all'ingresso dell'area di servizio. C'è stato un incidente tra un furgone e una motrice. Colonna. Ho perso tempo. Sono riuscito ad entrare in area di servizio come avevo programmato perché volevo arrivare qui e fare una pausa. Però ho perso tempo. Devo andare a scaricare a Boretto, Reggio Emilia. Ci sarei arrivato giusto giusto con le ore, però con la perdita di tempo sto risicato, quindi vabbè, ho detto tanto mi devo fare la pausa, mi fermo. Sono sceso per fare la pausa e ho incontrato un ragazzo, un follower che lavora su un'azienda di Pescara. Lo saluto, ciao Giorgio e niente ragazzi, mo partiamo. Manca un minuto, anzi adesso metti in moto. Andiamo a fare primo scarico, poi ci avremo un altro scarico a Poggio Rusco, provincia di Mantova. E poi devo salire a San Bonifacio, vicino Verona. Oggi giornatina bella sfiziosa, dai. Dai, ci vediamo strada facendo, mo parto. Allora, 9:34 scaricato, sono uscito già dall'azienda, mi sono un attimo sistemato che mi sono posto la wall qua, mi sono levato la felpa, che mi sono scaldato un bel po'. Allora, adesso andiamo a fare la seconda consegna a Poggio Rusco. Poggio Rusco, non ci sono stato mai, provincia di Mantova, ho visto che sta un po' più a est rispetto a Pecognaga, più o meno sulla stessa altezza. Quindi adesso qui all'uscita della zona industriale di Moretto, destra, cavalcavia, abbiamo la Gispadana in direzione Begognaga e andiamo di là. E andiamo a fare la seconda consegna che è un maggale, quindi dovrebbe essere veloce. Allora, sto scarico è stato veramente veloce. Ci ho messo di più ad aprire e chiudere il telo da una parte per tirare giù una pedana che tutto il resto. Allora, ragazzi, il nebbione fotonico. Mamma mia, questa zona non c'ero stato mai,
non conoscevo le strade, sono andato proprio a tastoni. Va bene, dai, mo andiamo verso Verona. Carrellista, ho fatto, vado via. Già scaricato. Sì, sì, era una pedana, ma l'ha scaricato un collega qua dentro. Grazie. Ciao. Ciao, arrivederci. Usciamo da qui. Andiamo verso Verona. Fa l'ultima consegna a San Bonifacio, oramai credo che la faremo primo pomeriggio, perché tanto con sta nebbia non è che se può correre, anzi bisogna stare in campana proprio. Peccato, perché sta zona non ci sono stato mai, non, cioè praticamente non vedi niente con la nebbia. E ho visto che c'è sta diverse, cioè era curioso. Praticamente per salire a Verona da Poggio Rusco ho preso la statale 12. Poi ci ho avuto un bel po' di casino, perché praticamente la 22 è chiusa, era chiusa in ambe le direzioni, perché ci sono stati tanti incidenti visto che c'era quella nebbia fitta che mi ha dato difficoltà pure a me. E quindi che è successo? Si è riversato tanto traffico fuori e tanti stava sulla statale 12. Lì a Ostiglia c'è sta il ponte sul fiume che due camion non ci passano, o ci passano proprio a millimetro, e di conseguenza si era creato il tappo. Ho fatto parecchia colonna, adesso sono arrivato a Verona, mo mi sono mangiato un bel po' di ore di guida, sono 7 ore e 13, mo mi fermo qui in tangenziale, faccio pranzo, faccio pausa. Poi all'una e tre quarti, una volta fatto la pausa, insomma, vado a scaricare qui a San Bonifacio e poi dopo vado a caricare a Grisignano. Ripio l'autostrada, vado verso Padova e vado giù. È così.
Allora, pranzato, sono andato a bere il caffè qui al baretto. Oh, buono, 1 euro e 20. Onesto. Di solito qua su al nord i prezzi sono un po' più alti, però c'è sta ancora qualcuno che si dà una regolata. 13 minuti e poi abbiamo finito la pausa e andiamo a scaricare qui a San Bonifacio. Ammo, mentre aspettiamo, c'ho da sistemare un po' le scartoffie e porto avanti col lavoro. Allora, siamo in rivolta, dovrebbe essere veloce veloce sto scarico, che è solo 7 pedane, che già hanno appoggiato già la rivolta, quindi va bene, dai, aspettiamo e poi ce ne andiamo a caricare. Scarico velocissimo, già mi sono ripreso le bolle e andiamo. Allora, situazione, aperto, pulito, posizionato le gommine per caricare e sto in attesa che arriva il carrellista che mi carica. Gommine. Allora, sono le 16 e 18, ho caricato e sto andando via.
devo parlare con la base per sapere il programma di domani, così mi regolavo su come gestirmi quella pausa, se fermarmi subito e salvare le 9 ore, cioè restare dentro le 9 ore e restare dentro le 13 ore, oppure se serviva che andavo un po' più giù. Però quando non ti rispondono dall'ufficio devi andare a sentimento tuo. Quindi adesso io devo ultima autostrada verso Badolo e provo a parcheggiare all'area di servizio che sta qua a Limenella, sperando di farcela alle 4:20. Spero di farla. Allora gente, eccoci qua in Gavina e avete visto, sto parcheggiato creativo nonostante che sono arrivato alle 4, posti regolari già tutti pieni, area di servizio questa non è grandissima e niente, ora sono le 18, mo cazzeggio un po', poi cena e se va a letto presto perché domani mattina sveglia molto presto, se deve partire come scatta alle 11 ore, quindi alle 3:45 dovrei riuscire a ripartire perché domani devo rientrare presto che una volta scaricato c'ho da fare un paio di ritiri giù in sede che non ci stanno altri mezzi, quindi chi prima rientra deve andare a recuperare della merce. Allora gente, sono le 20:30, io mo vi saluto, questa è la giungla dell'Imenella, parcheggiati ovunque. Vabbè dai, la chiudiamo qua la giornata, ciao.